Ciao ragazzi, sono ReSkillest ed oggi parliamo di Spell Slingers e più precisamente di Ajani. Voglio fare una comparazione, analisi, deck build e descrizione completa dello Spell Slinger Ajani e lo farò anche di tutti gli altri Spell Slingers. Quindi mi raccomando, mettete il follow al canale, ricordate di attivare la campanella per seguirmi e andiamo con il video. Legends never die, they become a part of you. Ed eccoci qua con Ajani. Allora, prima di tutto, colore bianco-verde, ragazzi, classico bianco-verde, comunemente utilizzato per quanto riguarda il controllo, quindi è un colore che tende ad avere solitamente una serie di abilità di controllo, quindi un'abilità di distruzione di massa, distruzione di artefatti, creature. È molto completo. Solitamente è poco aggressivo, ma vi dico, questo mazzo in particolare è veramente forte per iniziare. Secondo me è uno dei più forti per iniziare Spell Slingers. Andiamolo a guardare nel dettaglio, quindi a guardare tutte le carte, soprattutto a controllare le carte che sono tipiche proprio di Ajani, ovvero la prima che è l'esploratore di Ajani, travolgere dopo che hai bersagliato questa creatura prende più 1 più 0. È fortissimo, ragazzi. Un mana 1-1, dopo che hai bersagliato questa creatura prende più 1 più 0 tutte le volte che la bersagli. Poi, se non conoscete il potere, guardiamo anche il potere di Ajani, giustamente. Dopo che hai bersagliato una creatura amica, la prossima creatura che peschi prende più 1 più 1. Questo è molto importante. Dopo che hai bersagliato, quindi bersaglio una qualsiasi creatura o più creature, la prossima creatura che peschi prende più 1 più 1. Ripeto, fortissimo con questo, proprio che dopo che hai bersagliato questa creatura prende più 1 più 0, più il più 1 più 1 di Ajani, già è un ottimo bonus. Andiamo a vedere questa che secondo me è in assoluto una delle carte più forti che potete trovare in questo gioco. Debut, allora, 3 mana 4-4, già quello è fortissimo. Debutto, aggiungi in cima al tuo mazzo una copia di un'altra creatura amica. Occhio, perché nel caso in cui voi ne abbiate due, potete tirarla al loop, perché ne avete una a tavola, una ovviamente in mano, la tirate e bersagliate quella a tavola. Ovviamente ricordatevi che la mettete sopra il mazzo, ma prende il più 1 più 1, perché c'è il bonus di Ajani. Dopo vi farò vedere anche su un match dimostrativo. Quindi vai a finire in un loop continuo. Poi, Forza del Branco, due creature amiche prendono più 2 più 2. Fortissima come carta già in sé, cioè già in sé è un ottimo buff. Questa è una carta purtroppo specifica solo di Ajani, Ajani bianco-verde. Quindi, peccato perché sarebbe stata carina. Due creature amiche prendono più 2 più 2. Fortissima non solo in sé, ma per i bonus di Ajani. Poi, quello che consiglia il mazzo è la Guaritrice di Leonida. Con debutto guarisci 3, 2 mana, 2-3 molto forte. Il Destiero Fedele, debutto. Una creatura amica prende più 1 più 1, quindi lo va a bersagliare. Andandolo a bersagliare, come dicevo, dopo che hai bersagliato una creatura amica, la prossima creatura che peschi prende più 1 più 1. Molto importante. Paladino, 1-3 armatura. Questo carino, ci sta. Lanterna, attivare una creatura amica prende travolgere. Anche questa va a bersagliare. Quindi è comoda, non è fortissima, sinceramente, può essere sostituita da tante altre carte, ma come inizio ci sta. Ok? L'ispiratrice elfica, una creatura amica prende 0-2, quindi va a bersagliare. Questa è carina, 2 mana 2-2, è carina anche perché nei primi turni, se avete già visto, e chi è pratico o anche chi è meno pratico, vi dico che una media di gioco è 3. Il 3 è il numero magico che dà fastidio. Già quando sei 4, all'inizio vai alto in difesa. Quindi questa carta diventa lei stessa un 2-4, quindi è perfetta, ma può bersagliare anche gli altri e quindi fa attivare Ajani. Sfida all'ultimo sangue, una creatura amica prende più 1, poi scegli una creatura nemica, falle combattere. Questa è comoda perché non abbiamo, diciamo, altre spell per uccidere direttamente, più che altro non le usiamo in questo mazzo base, non ci sono, ma si possono mettere comunque sul bianco. Ma questa carta è fortissima perché dà più 1, attiva Ajani e, diciamo, è uno dei pochi modi per uccidere una creatura che questo mazzo ha. Volare, 2-3-3 mana, perfetto. Poi, punire i mostruosi. Distrugge una creatura nemica con forza pari o superiore a 5. È carina perché la vostra media è 3-4, quindi ci sta bene. Balot delle punte, 3 mana 4-4, famosissimo, anche lui fortissimo, anche perché travolgere. Oh, questa è una carta che vi avevo detto, aggiungi in cima al tuo mazzo, la conoscete. Questa è fortissima, ripeto. 4 mana 6-5, clamoroso, comune.
buono da utilizzare. 4 mana 5-4 con scongiurare, molto buono. Come vedete però ci sono delle creature abbastanza basiche, ma poi vi faccio vedere il mazzo base quanto spinge. Ok, poi andiamo a vedere la forza del branco di cui abbiamo parlato prima, che è quella tipica soltanto al mazzo. Corno spino, debutto una creatura amica, prende più 3-3. Quindi, forte di suo. Forte il 3-3 che dà qualunque creatura e forte il fatto che attiva Gianni. Ora, fauce del terrore, 6 mana, 6-6, travolgere, pulita. Ci sta. Allora ragazzi, questo è un mazzo che sciama, tra virgolette, ma non è un mazzo piccolino, non è un goblin quindi. E incominciate a carburare più o meno al terzo turno. Comunque ha ottime chance di vittoria per un terzo turno. Andiamo a provarlo con i bot e vi faccio sapere come funziona in maniera ottimale. Ricordatevi che dobbiamo giocare con calma ma fino al secondo turno. Guardate che mano perfetta. L'unica cosa che non ci piace ovviamente è la fauce del terrore colossale che andiamo a togliere. Ma queste due, l'esplodore di Ajani e il destino fedele, sono perfette per iniziare. Addirittura anche volare che ci sta. Come vedete sciama, ma non è uno sciame piccolo, che non è male. Allora, andiamo subito a provare il bonus. La pescata perfetta, l'evocatrice. Allora, tiriamo, ricordiamoci, questo travolgere prende 1-0 se lo bersagli. Finiamo il turno, abbiamo contro Liliana, nemmeno ci ho guardato. Tra l'altro Liliana, avversaria ostica di questo avversario, ma di questo Ajani, ma vediamo come si comporta. Ovviamente vado subito a tirare il nostro cavallo per poter bersagliare quindi lui. E come vedete la prossima creatura che andò a pescare, si è attivato il bonus di Ajani, prenderà +1/+1 e questa di suo è già una 3-2, ok? Con cui vado ad attaccare, ricordatevi che è anche travolgere. Quindi secondo turno già 3-2 travolgere, 2-2 di tramp, ovviamente la Liliana è sempre nel cimitero, ci sta, ok? Però andiamo avanti, ha un 2-2 che comunque non può bloccare, noi stiamo sciamando ed abbiamo soprattutto questa che è fortissima. Allora, consuma uno del tuo avversario, la conosciamo, non può bloccare, non ci interessa, vogliamo sciamare, siamo più forti di lei, ma se andiamo dopo ad attaccare probabilmente lo va a parare. Allora vi dico, dato che comunque prendo due danni e lei poi ne può bloccare soltanto uno, dobbiamo decidere o di prendere due danni, ok, o di farne dopo due in più. Noi siamo a 28, ne facciamo due ovviamente in più e quella gliela lasciamo passare senza nessun tipo di problema. Preferisco, eccolo qua, poi vedete, una creatura amica prende +1/+1, poi scegli una creatura nemica e falle combattere. Occhio perché viene proprio perfetto, consuma uno dal tuo avversario, lei fa due danni, andiamo ovviamente a potenziare il cavallino, anche se abbiamo tre mana potremmo tirare dell'altro, ma preferisco fare dei danni diretti, perché così vedete come andiamo ad uccidere senza problemi la creatura. Adesso abbiamo 6 danni puliti in attacco. Ragazzi, terzo turno, già li abbiamo mandati a 17 ed abbiamo tutta la mano piena, eh. C'è tanta roba, c'è anche lui soprattutto. Ancora non ho pescato una creatura, come vedete è ancora illuminato il fatto della creatura perché ancora non l'ho pescata. Lui continua ad attaccare, li prendiamo, siamo enormi. Ajani ha anche di positivo che parte a 28 ed è veramente alto. Oh, ragazzi, 4 mana, 2 creature, prendono +2/+2. Meglio di questa? Guardate che spettacolo. Che mano fantastica. Allora, uno lo parerà, probabilmente uno dei due, ma parerà quello con travolgere. Ci sta. E lo uccide, prende due danni di travolgimento, scusatemi. Nessun danno di travolgimento, ma ne prende 5. Siamo al quarto turno con un 5-3 a tavola e ancora tre creature pulite ed ancora un bonus di, come vedete, di Ajani. Vedete? Addirittura, guardate, vi faccio leggere. 4. Allora, il 2-2 lo prendiamo senza nessun tipo di problema. Lo potevamo anche parare perché poi il 5-3 ce l'avrebbe parato, ma va bene. Ci diamo fiducia. Allora, eccola qua. Vedete, questo ha preso addirittura 4 mana, 9-8. C'erano 3 bonus 1-1, se non sbaglio, eh? E si accumulano. Quindi, 4-3-7, ovviamente tiriamo il 9-8. Enorme, non può essere nemmeno targettato. Facciamolo bloccare dal ragnetto qua. Va a prendere una creatura. Noi abbiamo un 9-8 attivo, ragazzi, di quinto turno. Che dire, che non è bersagliabile, fra l'altro, eh? Questo è il mazzo base, senza toccarlo, eh? Guardate che spettacolo. E siamo contro lo zombie, che è uno dei più forti, come vedete, e resiste alla grande. Beh, ci ha anche stufato, direi che lo possiamo anche parare, eh? Direi che si è fatta una certa. E ora vi faccio vedere la combo con la carta base. Bellissima questa, che è lei. Allora, +1/+1 e farlo combattere, assolutamente sì, ma prima, forse ce lo possiamo tenere per
nemici un pochino più pericolosi, eh. O forse possiamo, guardate che faccio, eh. Che spettacolo, scelgo questa copia che va qua sopra, ovviamente ha un bonus più uno più uno. Potenziamo direttamente lei, andiamo a fare dei danni lì. Gli abbiamo dato più uno, quindi ovviamente l'abbiamo targettata, quindi abbiamo due di bonus. Attacchiamo con il 9-5. Vedete come va in combo continua il mazzo? E è un mazzo... Allora, io non ho fatto nessuna modifica, è il mazzo introduttivo, quindi stiamo giocando quello che è, praticamente è la base del gioco. Sto sciamando tranquillamente un altro 9-8 potenziato che diventa 11-10, perché quando crea la copia, non crea la copia dell'attacco originario, ma crea la copia attiva in quel momento. Quindi è un 9-8 che poi diventa, ragazzi, 4 mana 11-10. Beh, di che cosa stiamo parlando? Tiriamo anche il volare o tiriamo questo con l'armatura? Direi di tirare il volare. Abbiamo un 5-1, 9-2. Ora, chiaramente stiamo facendo una prova, quindi probabilmente parerà il 5-1. Vediamo, no, para il 9-2 e si va a trasformare. 5 danni, ma 7, ragazzi. Abbiamo un 11-10... Avevamo un 11-10 e un 9-5. Lui sta a 8. Siamo al turno 7. E ripeto, come vedete, la situazione è abbastanza importante. Guardate come ha sciamato. Siamo contro Liliana, che è la regina incontrastata delle creature a sciame. Come stavo dicendo. Però la situazione non è male. Attacca con l'8-4. Non può bloccare questo 8-4. Quindi direi di bloccarlo con il 5-1. E toglierselo dalle scatole. Ha tante creaturine, ma sono sciame. Guardate, eccola qua, il 6-5 è perfetto, 4 mana 6-5, tiriamo anche questo che non può essere targettabile, ovviamente attacchiamo con entrambi, uno non può essere bloccato, l'altro lo blocca con lo 0-4, ci può stare. Ottimo questo utilizzo, ricordiamo che questa è la creatura base con l'armatura. Intanto lei ci riempie di zombie e si continua a curare. E incomincia a finire le carte, sì è vero che sciama ragazzi, ma piano piano... finisce tutto quanto. Incominciamo a bloccare. Io lo faccio passare quello da 3 danni perché non voglio... Non credo che abbia zombie in mano, in realtà. Quindi lo andiamo anche a parare, ma tanto non muore. E invece ne aveva uno. Vabbè. Come vedete ha un ottimo controllo. Oh, questa l'abbiamo vista. Ed è comoda perché con questo 11-7 qua, dargli travolgere... è tanta roba, più ovviamente targettandolo applichiamo un bonus al più uno alla prossima creatura che andiamo a pescare. Quindi andiamo con un attacco complessivo dove mandiamo probabilmente a 6 l'avversario, lui fa 11 danni, ne può parare massimo 3 ed automaticamente è morto. Ragazzi, questo mazzo è un mazzo che pulito così va già alla grande. Ajani è forte. Poi, delle modifiche ci possono stare. Ve le farò vedere magari qualcosa in live dei miei mazzi, quello che sto creando, oppure direttamente in un prossimo video. Fatemi sapere se il mazzo di Ajani, io ovviamente ve lo consiglio, vi dico, se volete un consiglio su un mazzo da prendere agli inizi, ma anche in avanzamento, cioè già se ne avete presi qualcuno e volete provarlo, lui è veramente forte, divertente e le sue carte, diciamo di base, le sue tre carte sono fortissime, peccato poterle usare solo su di lui. Ragazzi, da Reskillers è tutto, ci vediamo sulle prossime dirette che partiranno da il 5 di settembre, se non erro, che dovrebbe essere lunedì, correggetemi se sbaglio, comunque da lunedì, saranno lunedì, mercoledì e venerdì alle 15, quindi proveremo nuovi mazzi e cercheremo magari insieme di fare il diamante, ok? In questo momento siamo in platino, ma faremo il diamante. Un saluto a tutti da Reskillers, ciao a tutti quanti e grazie dell'ascolto, ciao! Thank you.